Oggi prepariamo un grande classico, mezzi rigatoni alla carbonara. E se vi fa piacere, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo con il guanciale, se possibile rimediatene un pezzo con un po' di cotenna. Otteniamo da questo delle fettine poco più spesse di mezzo centimetro e da qui delle faldine. Quindi padella sul fuoco, mettiamo il guanciale e la cotenna e facciamo rosolare il tutto per almeno 3-4 minuti. Una volta cotto lo scoliamo dal grasso che lasciamo in padella. Quindi in una ciotola mettiamo i tuorli, il pecorino romano grattugiato fine, metà del grasso del guanciale ancora caldo, una generosa grattugiata di pepe nero, mescoliamo fino a ottenere una consistenza compatta come se fosse un pastello. Adesso cuociamo la pasta in abbondante acqua, leggermente salata mi raccomando, e mentre cuoce mettiamo appena mezzo metro di acqua a persona dentro la padella dove c'è il grasso. Quindi scoliamo la pasta al dente, la mettiamo in padella e la ripassiamo a fiamma viva per circa un paio di minuti. Una volta pronta la trasferiamo all'interno della ciotola dove abbiamo fatto la carbocrema e dove abbiamo aggiunto metà del guanciale e con un mestolo mescoliamo per bene così da ottenere la giusta cremosità. La nostra carbonara è pronta, impiattiamo con sopra il resto del guanciale, se vogliamo altro pepe nero e pecorino romano.